Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Dissidia, Final Fantasy Opera Omnia versione giapponese, perché finalmente è tornato 8. È tornato 8 ed ha preso esattamente tutto ciò che avevo previsto e che desideravo che potesse ottenere. Ovvero, ha ottenuto il target lock su se stesso, quindi finalmente il suo counter potrà essere sfruttato al 100%. Ha preso ovviamente il buff extension, proprio perché potesse estendere il buff della sua ex in modo tale da avere Phantom Rush attivo per più tempo, anche se in realtà va a bilanciare quella che è la situazione iniziale. E poi ovviamente vengono aumentati i danni e data un'aura di attacco a se stesso per ogni limit break delle LD, così come è successo con tantissime altre LD. Quindi oggi si va a pullare. Tra l'altro, la prima free multi è gratuita, come ovviamente sapete dall'anniversario, che tutto il mese di febbraio avrà la possibilità di avere la prima multi gratuita. Ma oggi, a differenza delle altre volte, che comunque io sto registrando le mie free pull del banner dell'anniversario, che poi unirò per creare un mega upload di tutto il mese, di tutte le multi che ho fatto durante il mese, proprio perché così vi creerò appunto un unico video dove vi farò vedere ciò che ho raccimolato durante questo anniversario. Detto questo, direi di cominciare prima con la multi di questo anniversario. Vediamo, ecco, orba azzurra, quindi c'è poco da fare. E poi andiamo sul banner di 8 e speriamo appunto di ottenere qualcosa con la free multi. Se così non dovesse essere, ho i ticket pronti per pullare. Mi piace tantissimo 8, quindi lo voglio pullare. Voglio pullare la sua LD e vorrei farlo viola, ad essere sincero, quindi molto probabilmente lo farò viola. Benissimo, abbiamo preso delle Power Stone, siamo arrivati ai 100 PT Token, quindi io aspetto ovviamente, non mi interessa prendere le Power Stone, perché comunque ce le ho e male che vada le farò, però mi interessa invece prendere il libro, infatti aspetterò e poi andrò a prendere il libro. Bene, abbiamo a disposizione ben 70 ticket, però abbiamo a disposizione anche la free multi. Io direi di andare prima con la free multi e poi andare giù con i ticket. Quindi, se dovessi ottenere qualcosa dalla free multi, mi fermo ovviamente. Se non dovesse essere così, continueremo a provare con i ticket. Vediamo un po' che cosa succede. Detto questo, io vi lascio al pool. Magari metto una musica in sottofondo ed ovviamente ci sentiamo a fine pull. Cosa? Cosa? Free pull? Burst di wall? Ma siamo seri? Siamo seri? Se c'è anche la LD in mezzo, è spettacolare. No. Però c'è la burst di wall. Oddio. Oddio. La burst dalla free? Ma veramente? Cioè, mi verrebbe tantissimo voglia di fare lo screen e mandarlo nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord, ma spero che vedano il video così possono vedere da loro che cosa è successo. Wow, burst di wall, fighissimo, quindi potrò utilizzare la burst di wall. Io già ce l'ho completo, c'ho la LD, c'ho tutto di wall. Cazzarola, bellissimo. Una multi bellissima. Adesso bisogna trovare però la LD di 8. Assolutamente la LD di 8. Wow, questo anniversario mi sta piacendo, ragazzi. L'avevo detto, io durante l'anniversario cercherò di redimermi da tutto il periodo di sfiga che ho avuto precedentemente. Quindi, pochi cazzi. Detto questo,
continuiamo con i tickets. Non ci credo. Letteralmente un ticket. Cioè multi e un ticket. E ho trovato già la LD. Ma seriamente? Cioè seriamente, gioco? Mi stai facendo questo regalo per l'anniversario? Io ti ringrazio. Cioè veramente, io non so che dire. Cioè posso chiudere il video praticamente. Ho finito. LD e Burst dalla Free Multi e un singolo ticket. Cioè mi è andata di stralusso in questo banner. Mi ha veramente graziato. Niente ragazzi, ho finito. Io non ho nulla da trovare. Non ho più nulla da trovare. Cioè con un ticket e la prima multi ho trovato i personaggi che volevo. Peccato per King, perché mi sarebbe piaciuto avere King. Cioè io così non riesco neanche a fare la challenge, mi sa, perché non possiedo per l'appunto King e non possiedo neanche Quistis, ho solo 8 e Wall. Magari provo a farla in duo, facendoli rushare a loro due e portandomi magari un King zoppo dietro, ma... cioè, non ho parole ragazzi, non so cosa... neanche la musica ho potuto mettere, perché ho letteralmente già finito. Quindi niente, io mi vado a maxare 8, mi utilizzo, vado a potenziare la burst di Wall e ci vedremo ovviamente in live o con il prossimo video. Bye bye!